Il primo intervento è di Giuliano Limonta, che è direttore di neuropsichiatria infantile sul territorio di Piacenza, ma anche direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'area piacentina e, devo dire, unico direttore di salute mentale in Regione Emilia-Romagna che sia neuropsichiatra infantile, quindi ci fa particolarmente piacere. Giuliano, ti darei subito la parola. Ok, grazie Emilio. Io provo a mettere i piedi nel piatto rispetto al tema della giornata, che è quello della transizione nelle varie fasce d'età e soprattutto dall'età adolescenziale all'età adulta. Questa era la cornice, mi sembra, della giornata di oggi. Il tema infatti era se è possibile diventare maggiorenni nei servizi di salute mentale. Ovviamente questo vale per coloro che fanno esperienze di disagio e di disturbo di lunga durata, che costringe in qualche misura ad essere curati e assistiti per più di un ciclo di vita. Prendiamo a pretesto in questo spezzone, diciamo così, di incontro, di convegno, i disturbi psichiatrici, DCA, disturbi del comportamento alimentare, e quindi li prendiamo proprio solo come pretesto per ragionare un po' insieme delle problematiche che ci sono nelle fasi di transizione. Vi avverto già che siccome i nostri contributi, i contributi che ci sono stati chiesti sono contributi, diciamo così, ridotti nel tempo, io non mi addentrerò nelle questioni cliniche, strettamente cliniche, approfitto un po' del ruolo che ho per cercare di coprire nella giornata le problematiche più di governo clinico della transizione, e cioè come garantire, come può essere praticabile in qualche misura un percorso di cura integrato efficace, quindi che abbia delle risultanze cliniche di efficacia, ma anche tenendo conto i problemi dell'effectiveness, cioè tenendo conto quanto di questo percorso di cura, sia pure con approccio evidence-based, è praticabile nei servizi nostri, insomma. E quindi anche per quanto riguarda questo tema della transizione all'età adulta, io un po' ogni tanto mi soffermerò sui temi della praticabilità della transizione. Quindi la praticabilità vista anche dal punto di vista degli operatori, dal punto di vista dei servizi che devono in qualche misura integrarsi per garantire la transizione. Perché in realtà c'è una continuità, come li scrivo, dell'evoluzione, chiamiamola così, naturale o personale, sociale, dei disturbi psicopatologici, e Dio solo sa come in età evolutiva il tema della psicopatologia evolutiva, lo si è visto bene anche stamattina, e quindi del farsi e disfarsi dei disturbi mentali, e quindi del passaggio da un disturbo mentale ad un altro, parlo di quelli etichettati ovviamente, sia pregnante. Allora, c'è questa continuità dell'evoluzione dei disturbi, nonostante la discontinuità dei percorsi di cura e dei servizi di riferimento, perché il tema di oggi è che i servizi di riferimento devono un pochino, in qualche misura, adattarsi all'evoluzione del disturbo psicopatologico e non il contrario. Siamo però, ovviamente, per ragioni anche pratiche e storiche, organizzati in servizi, diciamo così, a compartimenti non stagni, però di alluminio di sicuro, comunque sempre compartimenti, e quindi il problema di dover un po' guardare quel nonostante la discontinuità io oggi lo terrò un pochino acceso. Allora, ci siamo detti disturbi psichiatrici, disturbi del comportamento alimentare. In realtà conta abbastanza, vi dirò, premetto subito un paio di slide sul riferirvi a che cosa, insomma, di che cosa stiamo parlando e qual è il target preciso di cui stiamo parlando, perché per i percorsi di cura integrati o per i trattamenti clinici, assistenziali e terapeutici integrati, il tema del reclutamento e quindi dell'appropriatezza e dei criteri di inclusione o di esclusione è un tema cruciale, altrimenti il percorso va con le gambe per aria, nel senso che se si tiene
un reclutamento senza indicatori precisi di chi recluti dentro e di chi non recluti, per le tematiche poi e delle risorse e dei costi-benefici, il percorso si insabbia, insomma, si possono fare esperienze puntiformi, ma nella rete grande dei servizi bisogna decidere quando diciamo, allora io sarò un po' tignoso, quando diciamo DCA vi darò insomma una lettura e un criterio di inclusione abbastanza restrittivo. Allora, intanto DCA, diceva Emilio Franzoni, siamo sempre nei comportamenti, disturbi del comportamento alimentare. In realtà, come tutti quelli che si occupano di questi disturbi sanno, il comportamento alimentare è solo il fenomeno esterno e spesso quello più esplosivo, ma si tratterebbe di disturbi del comportamento alimentare psichiatrici e del vissuto corporeo. Anzi, forse, disturbi del vissuto corporeo e della condotta alimentare in seconda battuta, perché per molte pazienti il tema è internalizzato, come si diceva stamattina, per molte pazienti il problema è quello grave del vissuto corporeo, è quello dell'angoscia interna e poi la condotta alimentare scatta come soluzione compensativa a questo o come risposta. Quindi tutto il gran traffico delle condotte alimentari disordinate e patologiche quantomeno nasce in contemporanea con altri tipi di disagi e di disturbi più interni. Però noi ci teniamo questa siglatura DCA per non doverne inventare delle altre. Quindi per quanto riguarda il target psicopatologico proviamo a dare a Cesare quel che è di Cesare stamattina, almeno rispetto al discorso che io farò della transizione ovviamente. Cominciamo a distinguere il grano, in questo caso per noi è il grano perché lo prendo come pretesto. Se parlassimo di disturbi dell'alimentazione e fossimo a un congresso di pediatria, per loro il grano sarebbero i disturbi alimentari e i DCA sarebbero la paglia da lasciare un po' fuori. Ma noi ci prendiamo sul grano dei DCA. Disturbi del comportamento alimentare da non confondere con i disturbi dell'alimentazione o i disturbi alimentari nella clinica pediatrica. La clinica pediatrica, poi Franzoni molto meglio di me, essendo anche pediatra, riuscirà a dirci delle cose da questo punto di vista. Insomma, i pediatri incappano dagli 0 ai 10 anni, dagli 0 ai 15 anni, in una serie infinita di disturbi dell'alimentazione, anche clinicamente rilevanti. Allora, diciamo che DCA non è sinonimo di DA. I DCA è quella bolla rossa interna, poi la esplodiamo, ma insomma tutto quel che ci sta attorno non è che è irrilevante. Franzoni poi dirà che alcune di quelle situazioni sono rilevanti anche come segnali predittivi, sono rilevanti anche come fattori di rischio per un DCA, ma il DCA non si può ridurre alle diete, alle restrizioni episodiche, non si può ridurre al fenomeno clinico noto del vomiting o del vomito psicogeno, talvolta così drammatico. C'è da lasciar fuori il tema dell'obesità, se no facciamo su confusione. Quindi il sovrappeso e l'obesità fuori dal bollo rosso, ma non fuori perché non lo vogliamo, fuori per il ragionamento clinico e pratico e di governo clinico che adesso poi svilupperemo. Così anche l'iperalimentazione, non è binge eating necessariamente, il mangione ingolosito, non necessariamente è un binge, ad esempio. Beh, chi ha a che fare con la prima infanzia, la neuropsichiatria infantile, ma molto la pediatria clinica, sa che ci sono problematiche e difficoltà alimentari anche nei comportamenti complessi e nelle condotte, tipo tutte le patologie da alimentazione selettiva o le situazioni dei piccoli mangiatori o tutta la gran marea nella seconda infanzia, in età scolare, delle fobie alimentari e delle ossessioni alimentari, veri e propri disturbi, insomma, internalizzati di tipo ansioso, le forme cliniche strutturate dell'ansia nei bambini. Allora, tutto oggi ci diciamo che non parliamo di tutto questo, e quindi quando parliamo di transizione noi andiamo dritti dritti, facendo un'operazione un po' così formale, insomma, intendiamo per disturbi del comportamento alimentare
L'anoressia nervosa, pulisco, ma poi voi sapete che non è così ben pulita, la bulimia nervosa, il binge, che ancora non è nei manuali di DSM, voi sapete che è un comma soltanto il binge della bulimia nervosa per ora, ma nel DSM-5 sicuramente avrà l'onore di entrare come diagnosi autonoma, e tutta la partita dei disturbi del comportamento alimentare NAS, non altrimenti specificato. È importante metterli questi, non è un vezzo finale, perché oltre la metà dei disturbi clinici di cui ora ci occupiamo nei servizi sono NAS, sono non altrimenti specificati. Disturbi clinici psichiatrici sotto soglia, disturbi misti con comportamenti anoressici o comportamenti bulimici, quindi è per chi deve mettere su un servizio e per chi deve fare la transizione, deve sapere che fa transitare anche il 50-40% dei NAS e non soltanto la piccola percentuale delle anoressiche restricting, quelle della storia, insomma, di Santa Teresa d'Avila, per così dire. La gran parte dei ragazzi e delle ragazze invece soffrono sempre più di forme miste, insomma, le forme aristocratiche dell'anoressia, per così dire, quelle conosciute nella storia, sono sempre più rare e sempre più facile trovare forme miste, alternanza di comportamenti bulimici e anoressici, il binge eating sta molto venendo su. Ora, questo blocco di disturbi, questo bolla rossa, in realtà, beh, sono disturbi, intanto si tratta di un disturbo psichiatrico, quindi mettiamo bene le mani avanti, non è un disturbo metabolico, non sono disturbi da clinica internistica o da clinica pediatrica, è un grave disturbo psichiatrico, è sempre stato un grave disturbo psichiatrico, cioè un disturbo psichiatrico di serie A, al pari dei disturbi dello spettro schizofrenico, al pari dei bipolari, al pari dei disturbi deliranti ciclici, insomma. Certo, è un disturbo nell'area della psicosomatica, il core della psicosomatica, nel senso che qua buttano di mezzo il corpo direttamente e neanche un solo distretto del corpo da questo punto di vista. È un disturbo multifattoriale, quindi abbastanza complesso nella sua costruzione psicopatologica, questo vorrebbe dire, e questo che ci interessa un sacco per la transizione, è un disturbo ad alto rischio di cronicizzazione e con potenti fattori di invalidazione implicita. Non tutti i disturbi psichiatrici sono così potentemente pervicaci e invalidanti, questi lo sono, a noi interessa, perché l'ultima fila ci dice che sono anche a rilevante peso assistenziale, perché la cronicizzazione pone il problema poi di un intervento assistenziale ad alto peso specifico, lungo negli anni, con diversi tipi di intervento e quindi anche di costi. Ora, dal punto di vista numerico, dal punto di vista dell'incidenza, l'ha fatto vedere bene stamattina Paolo Stagi, dal punto di vista, diciamo così, dell'incidenza e della prevalenza, avete visto che non è in quelle linee dei disturbi dell'età evolutiva lunghe, insomma, è al 10° al 12° posto. In realtà, per quanto attiene all'età d'esordio, ove è prevalente l'esordio dai 10 ai 30 anni, andando giù un po' così, tra i 10 e i 30 anni in realtà l'anoressia ha una prevalenza che oscilla tra 0,5 e 0,9%, l'1% quasi. La bulimia un po' di più, arriva a 1,5-1,8%, e i NAS, i non altrimenti specificati, i sottosoglia, invece se la cavano con un 4,6-7%. Quindi, insomma, nella zona 10, nell'età o nella fascia 10-30 anni, il rischio, la prevalenza di prevalenza è di circa 8%, 6, oscilla tra i 6 e gli 8%, mettendoci dentro tutto quanto. Ora, sono ovviamente disturbi, diciamo così, che non sono paragonabili ai numeri dei disturbi dello sviluppo, come ci si diceva anche stamattina, o da altri tipi di disturbo, però perché li prendiamo in considerazione? Beh, li prendiamo in considerazione perché, secondo noi, servono abbastanza come pretesto, come esercizio sperimentale per la transizione e anche come pretesto e come esercizio per vedere quali programmi si possano mettere in piedi
che riescono in qualche misura a tentare l'integrazione dei servizi che danno continuità. Oggi pomeriggio parleremo e vedrete, e ci sarà l'accenno di transizione su altri disturbi che non hanno una fortissima incidenza nell'adolescenza o nella preadolescenza, l'esordio psicotico ad esempio, ma gli stessi disturbi autistici dello spettro autistico non sono quelli che coprono la maggior parte, anzi coprono una minoranza di percentuale di bambini in carico alla neuropsichiatria infantile. Allora, questi tre disturbi, già che in qualche misura sono tutti e tre, diciamo così, all'ordine del giorno anche dei servizi, secondo me è bene che per prendere più piccioni con la stessa fava, parlo come dirigente della neuropsichiatria infantile o del Dipartimento di Salute Mentale, ci dovrebbero far esercitare, proprio perché sono così ridimensionati, ci dovrebbero far esercitare sulle procedure di transizione, sulle problematiche della transizione e quindi anche sui temi e sui problemi dell'integrazione dei servizi. Noi adesso lo vediamo dal punto di vista dei DCA. Beh, la storia naturale del DCA, qua stiamo, l'età di esordio è compresa tra i 10 e i 30 anni circa. La distribuzione in realtà è spesso a frequenza bimodale ma anche trimodale. L'anoressia, come vedete, stava tutto sul picco 16-18, molto ancora è sul picco 16-18, ma chi lavora nelle reti DCA sa che sta alzandosi una cuspide 11-12-13 anni come esordio di malattia. Questo è un tema generale della psicopatologia evolutiva, nel senso che è sempre più precoce la condizione o la situazione in cui si fanno diagnosi cliniche anche di disturbi così gravi e strutturati. Stamattina si accennava ai bipolari che si intrecciano con i disturbi della condotta. Quando io ho cominciato a lavorare, i bipolari ci si immaginavano che fossero quelli dai 25 anni in su. In realtà era durissima fino a 20 anni fa fare una diagnosi di bipolare sotto i 20 anni o sotto i 25. Oggi invece si va giù alle scuole superiori e anche alle scuole medie. In America anche alle materne, ma gli americani, voi sapete, ci danno sempre il là su molte cose, poi dovremo anche poter resistere su qualche input americano. Comunque, per dire che anche per le anoressie adesso fa molto clamore dire c'è in pediatria un'anoressica e ha solo 11 anni. C'è da andare con molta cautela a esprimere una valutazione diagnostica così complessa e strutturata, però il trend è questo, cioè il trend è che la frequenza è bimodale e cominciano anche a comparire delle anoressiche tardive, attempate, insomma, attempate relativamente, perché parliamo di 25-26 anni, attempate relativamente. Voglio dire, si cominciano a vedere anoressiche che esordiscono a 24 anni, a 26, a 27, non che sono state anoressiche e sono diventate croniche, che esordiscono a quell'età. Le bulimiche sono sempre state sotto la cuspide 18, ma molto spinte sui 24, la bulimia nervosa vera è durissima da trovare nelle piccoline o nei piccolini, insomma, quella vera e autentica. Sui post 25 anni la bulimia ha sempre avuto esordi, fino ai 30, 35, anche 40 anni, insomma, come disturbo. Beh, e i servizi sono messi così, come vedete, i servizi sono messi che da 0 a 17 secco c'è il blocco pediatria, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e che dai 18 in poi secco c'è il blocco medicina generale, medicina specialistica, internistico, nutrizionista e psichiatria adulti. Metto già tutto questo perché il disturbo è psicosomatico, è integralmente nella sua integrità psicosomatico. Dunque il DCA è un'esperienza psicopatologica per chi la fa e per chi la cura, pertinente alla nostra riflessione sulla transizione dell'età adulta, dati alla mano. Impone abbastanza allora una considerazione teorica alla svelta, è un po' più operativa della dimensione tempo, visto che il tempo scorre e si parla di transizione. Parla di transizione delle stagioni, della vita in questo caso. Ho preso come pretesto questa doppia accezione di tempo, pescata dalla tradizione greca classica, insomma, nel vocabolario greco classico,
C'è Cronos, che è il tempo cronologico, quindi c'è una definizione di tempo che è quello a noi noto, lo scorrere del tempo, insomma, lo scorrere delle ore, il cronometro, la cronologia. E c'è questa definizione di Kairos nella lingua greca antica e quindi anche probabilmente, anzi sicuramente, nella concezione del tempo degli antichi greci, che Kairos invece non è il tempo che scorre, è il tempo giusto di intervenire, è il tempo opportuno, è il momento giusto, è la finestra temporale giusta, è il tempo buono. I greci poi avevano questa posizione che bisogna essere lì quando c'è il momento, se no, se si chiude la finestra temporale sarà per un'altra volta, perché il tempo non scorre tutto quanto omogeneo e non dà sempre in tutte le stagioni le stesse opportunità. A volte si aprono delle finestre in cui si migliora o si peggiora, si colgono le occasioni o non si colgono le occasioni. Allora, questa cosa a noi serve un sacco, perché ci viene bene, perché il tempo scorre e tu ce l'avevi lì l'anoressica a 14 anni e ce ne ha già 24. Non dirmi che la Roberta è già, c'ha il fidanzato, c'ha... certo, perché le stagioni scorrono. Però c'è anche un tempo giusto delle cure, ad esempio il tema della precocità, della tempestività e soprattutto per quanto riguarda il nostro percorso riabilitativo e terapeutico long acting, di lunga durata, le fasi specifiche. E poi il follow up, la tematica del follow up, quando, come, le fasi specifiche di cura intendiamo, e quindi quando è indicato intervenire così e quando è controindicato intervenire cos'ha, questo è il punto. Vabbè, qua faccio un'escursione perché poi guardiamo più quello sotto, il tempo in svolgimento e quindi il tempo lungo, passato, presente, futuro, ma la nozione di Cronos ha anche dentro questa questione del tempo bloccato, del tempo senza ricambio, del tempo che non evolve, che inciampa. Cronos, o Saturno per i latini, per i romani, era una divinità, una delle divinità preolimpiche, figlio di Urano e di Gea. Cronos è nell'anello di successione da Urano a Cronos a Giove, a Zeus, delle prime divinità. Nello stesso tempo, oltre a essere anello nella catena di successione generazionale di queste divinità arcaiche, Cronos, voi sapete, lo fece per il padre Urano, uccise e virò il padre Urano, Cronos, perché si mangiava i figli, perché uccideva i figli appena nati, cioè voleva bloccare lì il tempo, bloccare lì il sé, ma Cronos col falcetto d'oro lo evirò, e poi, lo vediamo anche in patologia, in psicopatologia, fatto questo era già bello e pronto da grande a rifare la stessa cosa coi figli, se li mangiava lui, poi i figli, a sua volta. Quindi c'è il ciclo tragico, insomma, greco, e se li mangiava finché poi, come sapete, venne offerto all'ultimo nato, gli si mise davanti un sasso anziché il neonato, questo si mangiò il sasso e Giove se la cavò in questo modo, Zeus se la cavò. Da lì poi è iniziata tutta la genealogia degli dei olimpici, ma ho fatto questo giro non per tirarmela sul piano culturale, ovviamente, ma però per dirvi che c'è un tempo in svolgimento e nel Cronos c'è dentro anche il tempo che si blocca. Questi qua che bloccano, che mangiano i figli, che fermano, insomma. Stiamo sulla dimensione Cronos, quindi su quella cronologica, il tempo che scorre, la durata del disturbo. Questo è un disturbo che avrebbe una vita naturale abbastanza lunga. Abbastanza lunga. Il raffreddore va dai 5 ai 15 giorni, l'anoressia nervosa restricting nelle sue forme gravi e importanti come media tenderebbe a evolversi in 3-5 anni, come storia naturale. Poi ci sono tutti i fattori intervenienti, per fortuna, che è la presa in carico precoce, che è il cercare di farla chiudere la svelta, la storia naturale. Beh, le gravi bulimie addirittura come media hanno tempi di durata ancora più lunghe. Ovviamente parliamo di media, ci sono delle anoressie che possono durare 3-4 anni, le anoressie invece che si evolvono, che si ricompensano in un anno, in 8 mesi. Ma per dire che
come dire, la sorgente psicopatologica di questi disturbi è potente, a differenza ad esempio che nei disturbi d'ansia somatoformi, ecco, in cui ha meno potenza in questo senso, la sorgente è più potente. I fattori causali, i psicopatologici, sono molto strutturati, è potente perché i fattori causali stanno tutti sulla sicurezza primaria, stanno tutti sui problemi primari dell'identità e della sicurezza e soprattutto stanno molto sui temi dell'autostima, dell'autoefficacia, dell'autoconsapevolezza. Questi, tutti coloro che se ne occupano da qualunque punto di vista teorico, sanno che stanno lì le radici, che non necessariamente esitano tutte in anoressia, però, come dire, i fattori causali sono molto radicati. Come dire, il motore che tiene su la malattia è un motore forte che è bello gnucco e ci dà dentro per un bel po'. Lo uso termini non tecnici, insomma, per farmi capire. In più, ecco qua, la fissità tende un po' il disturbo ad autoperpetuarsi. C'è una elevata resistenza al cambiamento e una grossa difficoltà alla guarigione. Il termine guarigione in psichiatria, in neuropsichiatria infantile, in campo psichiatrico bisogna prenderlo con le pinze, si preferisce, come voi sapete, parlare di remissione totale, remissione parziale, non cronicità. Però, insomma, il motore della cronicità clinica qua è molto potente. La fissità dei sintomi e delle strutturazioni sintomatiche derivate che autoalimentano il disturbo è pure molto elevata. Pensate ad esempio sul pensiero, ad esempio, queste pazienti mettono in ballo le forme più fisse e più ricorsive del pensiero, quelle che rasentano tutte le patologie ossessive e compulsive del pensiero fino alla fissità simil delirante. E anche dal punto di vista del comportamento non scherzano, in quanto ossessività, compulsività, ipercontrollo, discontrollo ripetuto. Quindi, insomma, ci sono le carte in regola per dire che la roba dura un bel po' e che non è che smette a 17 anni, 11 mesi e tot giorni. L'evoluzione del disturbo, qua tradisco l'età e quindi metto le fasi che ho imparato a clinica medica moltissimi anni fa. C'è la fase acuto subacuta del disturbo e poi c'è il cronico. In realtà abbiamo infilato il protratto perché nella clinica internazionale dei disturbi del comportamento alimentare si fa un po' fatica a dire che già subito è cronico dopo 3, 4, 5 anni. Oggi si preferisce infilare questa definizione del protratto prima del cronico. Perché? Perché c'è una possibilità di compensazione, di guarigione o di riassorbimento abbastanza elevata entro i primi 7, 8, 10 anni. E se si usasse la terminologia clinica corrente avremmo in giro un mare di croniche, che invece croniche non sono. Quindi il termine di cronicità, nel caso dei gravi disturbi del comportamento alimentare, va utilizzata con grano salis e va tenuta di scorta dopo i 10 anni. Insomma, lì ho messo questi 7, 8 punto di non ritorno, non vuol mica dire che si va a finire malissimo, ma vuol dire che una parte della strutturazione uno se la porta appresso finché diventa nonna. E qua niente di male, perché uno si porta appresso molte strutturazioni senza esserne invalidato, potendosi consentire un'esistenza ugualmente adeguata, insomma, potendo essere ugualmente produttivi e riproduttivi, insomma, come si diceva ai miei tempi. In questo senso. Quindi la storia clinica attraversa più cicli di vita e ovviamente oltrepassa le fasce di intervento dei singoli servizi sanitari. Cioè, questo fiume qua, come il fiume di cui parlava Paolo Staggi stamattina rispetto a oppositivi provocatori, condotta, disturbi della sanità, è un fiume che passa sotto i ponti, non è che si ferma perché c'è il ponte dei 18 anni o perché è finita la porta della pediatria e comincia quella della medicina, o non c'è più l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile, c'è l'ambulatorio del CSM, del Centro di Salute Mentale. Il disturbo va avanti, non è che finisce lì. Oh, vado veloce, chiudo rapido. Allora vado rapido sul Kairos, che vuol dire il tempo giusto, opportuno, il momento propizio e favorevole. Questo ci serve molto nel piano terapeutico riabilitativo integrato, perché ci impone il tema dei trattamenti fase specifici. In certi stadi clinici si possono fare delle cose, si debbono fare delle cose
e altre non si debbono fare. Bisognerà che ci abituiamo negli interventi, specie gli interventi terapeutici di tipo psicologico, gli aiuti psicologici strutturati o psicoterapia o riabilitativi, a cominciare ad avere il bugiardino come per i farmaci, indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali. Non alle donne in gravidanza, ai bambini sotto i 3 anni, i bugiardini dei farmaci. Ora c'è anche il problema dell'uso di tecniche manualizzate secondo criteri di indicazioni e controindicazioni per età e per tempo di disturbo. Vado veloce. La sfida quindi nel governo clinico della malattia è la solita. Occorrono funzioni terapeutiche integrate, e questo qua il DCA è un terreno ottimo per questa esercitazione, perché qua le cure biologiche sono di casa, le psicoterapeutiche, le riabilitative e le assistenziali anche abbastanza, molto, che garantiscono efficacia, esiti di efficacia. C'è il tema importantissimo della formazione e aggiornamento serio delle pratiche cliniche e di specializzazione di quota parte del personale sanitario, perché qua occorre davvero un minimo di superspecializzazione. Non ci si può mica riciclare granché. E quindi questo è un tema grosso di governo clinico per i servizi, per dire l'attivazione e l'aggiornamento di piani di cura a fase specifici occorre proprio farla. Del resto, dal punto di vista dell'economia di scala, non è male che i servizi, la neuro piuttosto, la neuro infantile piuttosto che la psichiatria, abbiano quota parte di operatori in grado di utilizzare piani di cura e di intervento manualizzati, perché ad esempio se uno impara la CBT poi la riadatta ad altri disturbi, vedi l'esordio psicotico. Se uno impara la CAT, che è molto indicata, la terapia cognitiva analitica, molto indicata in certe forme di anoressia e bulimia, beh, la CAT dalle linee guida internazionali è in prima linea per il trattamento dei border. Quindi non sono risorse sprecate queste. Anzi, si ha l'occasione per accenderle, semmai, queste risorse. In acuto, subacuto, c'è la presa in carico doppia, psi-soma, sempre doppia, contestuale, da subito, per il rischio biologico, per l'innesto di terapia psiconutrizionale, questo sulla zona soma, e per l'alleanza psicologica in acuto. Nella fase subacuta e protratta ovviamente il grosso è lo svolgimento psicoterapeutico e la riabilitazione ambulatoriale e eventualmente residenziale, ma non alternativa secca all'ambulatoriale. E poi nel cronico ci sono invece i controlli organici e l'accompagnamento psi nella cronicità. Chiudo, questa è l'ultima. Quindi il tema di un programma clinico transservizi nel target 10-30, strutturato e ordinario. L'aggettivo ordinario bisogna che ce lo mettiamo in testa, perché lo differenzia dai progetti, dai bei progetti con i finanziamenti regionali che poi in 3 anni finiscono, o dalle specializzazioni cliniche random. Intendiamoci, i centri universitari e i centri clinici sono utilissimi per sperimentare, ma poi l'effectiveness e la traduzione dei servizi ce la dobbiamo fare noi, con numeri molto elevati. E quindi il tema per noi di non fare delle cose di nicchia, ma di fare dei programmi clinici, mettendo già giù le risorse, o le poche che ci sono, tante, e facendo il passo secondo la gamba, come si dice, per la lunga lena, per il lungo periodo, è un tema rilevante. Se no andiamo a moda, perché adesso ci sono di moda le 3A, anoressia, autismo, ADHD, poi verranno di moda le B, bipolare è già lì in pole position per venire su di moda. Cioè, voglio dire, adesso non voglio essere superficiale, però voi sapete che anche questo fa certe volte, insomma, nei servizi. Il percorso di cura, quindi, e chiudo, deve avere il fiato lungo negli anni, con la pazienza e la stabilità istituzionale da garantire prima di partire. Per non prendere in giro nessuno, con un filo, questo è un tema chiave, con un filo conduttore terapeutico coerente e stabile nel tempo. Il caregiver deve essere tendenzialmente continuativo in questi gravi studi. Questo è un problema che poi avremo anche per i border. Non è pensabile che uno stabilisce un rapporto rilevante in questa situazione e a 17 anni e mezzo dica prepariamoci perché deve cambiare il caregiver. Cioè, un neuropsichiatra o uno psicologo clinico terapeutico stabilisce una relazione significativa e continuativa a 16 anni e va avanti anche a 20, 21, 22. Non il contrario.
Beh, la procedura condivisa di integrazione con l'equipe ospedaliere, adesso questo è il tema anche della giornata, parleranno dopo di me gli ospedalieri sia della neuroinfantile che della psichiatria adulti, e con le residenze, e poi c'è il cosiddetto team di transizione, il team di transizione che però fa transitare insieme al paziente il caregiver, semmai possono cambiare altre figure operative, ad esempio il case manager sicuramente deve cambiare, non è che poi la neuroinfantile, come peraltro veniva suggerito stamattina, deve arrivare a 21, 31, 41, quindi, oddio, poi noi se ci danno forze e mezzi tiriamo sicuramente anche in avanti. Ho finito.